Prima di tutto volevo ringraziare Don Simone per questa occasione, volevo ringraziare il maestro Damiano Pinti per tutta l'organizzazione. E due parole sul programma. Come vedete dal titolo, è un viaggio nel tempo, nella scuola organaria pianistica italiana. Partiremo dal 500 con una delle colonne della musica organistica italiana, Frescobaldi, con una canzone a quarta dal secondo libro di Toccate. Seguirà la scuola romana, sempre scuola romana, con Pasquini, Bernardo Pasquini, siamo quindi nel 600, e eseguirò le variazioni per il Paggio tedesco. Si ascolterà appunto il tema all'inizio e seguiranno sei variazioni. Dal maestro all'allievo con Domenico Zipoli, di cui suonerò l'intera suite in sol minore, in quattro movimenti. Quindi inizierò con il preludio, l'allemanda, la sarabanda che concluderà poi con la gita. Dal periodo barocco ci spostiamo al periodo classico con Baldassare Galuppi, veneziano del 700, che ha composto questa bellissima sonata in sol maggiore in due movimenti, larghetto e andante. Dal classicismo invece ci spostiamo all'epoca operistica, caratteristica principale più o meno dell'Ottocento italiano, con Luigi Gherardeschi, figlio del più noto Giuseppe Gherardeschi, di cui suonerò Il tempo di marcia, una marcia molto trionfale che cambierà proprio di colore rispetto al classicismo. A seguire ci spostiamo dall'epoca operistica all'epoca romantica siciliana, in questo caso con Luigi Bottazzo, di cui ascolteremo questo bellissimo brano, questa bellissima meditazione che è La Comunione. Concludiamo questo viaggio nel tempo arrivando ai giorni nostri con il brano che è stato composto proprio l'anno scorso, Variazioni sul tema della follia di Leonardo Antonio Di Chiara. Ringrazio ancora tutti per essere qui e vi auguro un buon ascolto.
Thank you.
prima esecuzione, 2 o 3 settimane fa, ho avuto una piccola illuminazione ed è venuto fuori un trittico sul tema dell'Ave Maria Stella. Quindi eseguirò l'ultimo movimento, un ricercare, come anche continuazione del viaggio che abbiamo fatto, che siamo arrivati all'ultimo brano I Giorni Nostri, questo un brano che un po' guarda al domani. Buona serata e grazie ancora.